bentornati sul mio canale, io sono Amber the Gamer e questo è un nuovo episodio sulla mappa di Crystal Isles in compagnia del nostro Gino Ginetto. Allora, sono passati un bel po' di giorni dall'ultimo episodio e sono successe tante cose. Alcune belle, alcune un po' meno belle. Tra le notizie belle c'è da dire che siamo riusciti a costruire un sacco di cosine con la Osocraft, che non abbiamo ancora piazzato ovviamente, perché abbiamo fatto razzie di legna nelle casette che i castori avevano abbandonato. In più ci siamo presi questo bestione meraviglioso che ora ci aiuterà a terminare di liberare questa zona, perché io voglio costruire casetta qui sopra. Come se non bastasse, siamo saliti tanto, tanto di livello e siamo tanto contenti perché a breve potremo andarci a prendere la meravigliosa viverna. Tra le cose negative, invece, come potrete notare, mi fai sempre venire un infarto, Sarco. Io ti voglio tanto bene, ma mi fai sempre venire un infarto. Dicevo, tra le cose meno belle c'è che, come potete notare, ci mancano un gerboa e un optero, perché purtroppo siamo stati attaccati fuori registrazione in un'altra zona, non qui, da uno spino livello 130 qualcosa e non è stato bello, è stato molto poco piacevole come incontro, diciamo così. Ma non importa, cerchiamo di vedere il lato positivo e là dietro abbiamo scoperto di avere appunto uno spino 130 qualcosa e quindi direi che sarà uno dei nostri prossimi obiettivi. Il 121 peraltro non l'ho più visto sinceramente gironzolando qua. Cavolicchio, però avevamo già l'optero, la coppia di ptero e la coppia di gerboa, sono troppo triste per questa cosa. Comunque, visto che il programma di oggi è costruire casa e addomesticare lo spino, perché ormai lo voglio, anche perché me lo devi, cioè devi farti addomesticare per forza, mi hai ammazzato tutti, c'è stata una tragedia, quindi ora tu dovrai essere mio. Comunque, in previsione della cattura dello spino, noi abbiamo provato a costruirci questa cosa, che secondo me è troppo piccola. Io sono convinta che sia troppo piccola, secondo me lo spino qua dentro non ci entra, ma non importa, noi ci proveremo lo stesso. Comunque, basta cincischiare, direi che prima di darci la costruzione della casetta io voglio quantomeno addormentare lo spino e poi studieremo il da farsi per la casetta. Io e Ginetto ci abbiamo già un bel progettino. Ma è morto? C'è un delfino morto, si è spiaggiato. Vorrei prenderlo ma no, cioè la carnina vorrei prendere ma no perché è troppo vicino all'acqua, lo so già che poi sarà un casino, finisco in acqua, non riesco a risalire sull'optero, no. Oh, c'è Optero, c'è un Optero lì. Io ne dovrei prendere un altro. Voglio solo vedere il livello, non lo prendo ora, lo giuro. Anche perché su quell'isolotto sarebbe difficile. Una femmina 50, no. No, dovremmo riprenderci una femminuccia, dannation. La cosa che mi consola è che per addomesticare un nuovo Optero e un altro gerboa non dovremmo metterci poi molto. Allora, dov'è quel fetente che ci ha attaccato l'altro giorno? Dove sei finito, maledetto? Era su questa riva. E tra l'altro è stata una cosa molto improvvisa, non me l'aspettavo assolutamente, ce lo siamo trovati, ci siamo praticamente trovati in bocca allo spino, non ho fatto neanche in tempo a mettere in registrazione, sai, come per documentare la scena, manco quello. Allora, spino non ce n'è, ma in compenso lì c'è un sarco, ciao piccolo sarco, a livello 45, guarda che occhi malefici e cattivi. Spino, dove sei andato? Dai che ho costruito la gabbietta lì vicino, non mi far fare i mega giri. Tra l'altro all'altro ptero, quello che purtroppo è deceduto, avevamo alzato tantissimo il livello del peso, cioè tantissimo, abbastanzina, e quindi riuscivamo anche a trasportare un po' più di cose. Spino, ti giuro che se non ti trovo mi incacchio molto. Molto. No, no, non laggare, non laggare. Stavo scherzando, non mi arrabbio poi così tanto. Giuro, è rimasto su questa riva per l'eternità di sempre praticamente e adesso no, perché? Perché? Io non ci voglio credere, cioè, volevo lo spino 121, c'è sempre stato, da quando siamo su quest'isola, ogni volta che giravo me lo trovavo davanti, niente, sparito. C'è lo spino 130 e passa, che ci ammazza, che ci trucida, che ci disintegra, che ci fa tanto tanto malino, decidiamo di andarlo a prendere, niente, sparito pure lui. Perché? Perché? Ah, siamo senza stamina, ecco perché. Maledetta stamina, anche la stamina era più alta con l'altro ptero. Maledetto spino. Ma guarda, guarda i compi. Guarda i compi, ma da dove arrivano? Ma tutti così. Oi, calmini, ragazzuoli, calmini. Ma se anche ora riesco a trovare lo spino disperso chissà dove. Cioè, voglio dire, come lo riporto io fino alla gabbia che ho costruito con tanto amore? Sì, vabbè, ma a sto punto se ci mettiamo direttamente a costruire casa. Cioè, era pieno di spino, era pieno.
era pieno, su ogni riva io ho sempre visto uno spino, perché oggi che ne voglio prendere uno non ne compare manco mezzo, manco una coda, manco una pinna, nulla, perché? Oh, ma guarda che bellino quel Parasaurotech. Cavolo, un giorno voglio fare una cosa tipo prendere e catturare ad un certo punto tutte le creature tech di... Cioè, non tutte, nel senso una per specie o una coppia per specie, ovviamente. Però volevo fare una cosa tipo l'allevamento di tech, una cosa del genere. Lo sto valutando. Però guarda, ridendo e scherzando, metallo! Metallo per davvero! C'è finita la stamina, siamo atterrati giusto in tempo. Metallo! Oh, ma con te, Tito, non posso portare una mazza. Oh, ti prego almeno un pochino. E la quantità. Oh, ok, ne spacco solo una. Oddio, saremo lenterri. Mamma mia la lentezza. Oh, si sta anche facendo notte. Ok, mi devo ricordare che qua sopra c'è metallo, porca miseria, perché di solito è introvabile. Non ne ho trovato di nuovo pochissimo, forse l'ho già detto un po' di volte. Però ne ho trovato veramente poco di metallo. Sono impazzita per riuscire a farmi l'accetta, per riuscire a fare la cosa del bronto. La sella del bronto è stata, vabbè. E la sella per il castoro in teoria ce la potremmo fare, ma di nuovo non abbiamo abbastanza metallo. E ne servono tipo 50 lingotti e no, non sono riuscita a procurarmene così tanti. Ora ho un dubbio, dove Cribio è casa, io mi perdo sempre tra questi isolotti, siamo lentissimi peraltro. Va bene, ok, la giornata di oggi è stata un epic fail, direi che ce ne torniamo a casa con una magra consolazione che è il metallo. E poi domani mattina ripartiamo cercando di trovare questo cavolo di spino. Mi stai facendo perdere un sacco di tempo. Io volevo solo addormentarlo e poi iniziare a costruire casa. Voglio una casa che si possa definire tale. Aspetta, guarda dove è il fetente. Almeno c'è uno spino. Oddio, non mi ricordo se lui mi sembra di no, aveva la cresta di un altro colore. Non era così rosso sgargiante. Che livello mi sei? Ma dimmi, ma scusate, gli spino non stanno vicino all'acqua di solito, perché questo è in mezzo alla foresta. Vabbè. Che livello sei? Ah, 133, mi sa che non è quello dell'altra volta, ma non importa. 133 mi va benissimo. Mio Dio, è stata una caccia lunga eterna. Ah, sole. La base. Oh, viverna, ti avrò. Un giorno ti avrò, ma non oggi. Allora, dov'è la struttura che abbiamo costruito per di là? Quindi lo dobbiamo attirare per di là, ok? Se non si distrae, perché lo spino, se non sbaglio, si ferma. Dilo non rompere adesso. No, dilo, ho detto dilo non rompere adesso. Mamma mia, maledetta me che all'inizio ho detto non ci sono tanti dino in questa zona. Dilo in questa zona della mappa. Invece. Spino, dove sei? Guarda che bellino però che è. Si va anche a incastrare fra gli alberi. Ok, vediamo se riusciamo a dargli un paio di colpi già qua. Ma non l'ho preso per davvero, ma mi devo avvicinare di più. Ma io non mi voglio avvicinare di più. Tra l'altro qua ci sono anche i caprosucus, mi sa. Non è una bellissima zona. Ok, l'ho preso, si è accorto di noi decisamente. Corre tanto veloce. Non mi ricordavo che correva così tanto veloce. Peta. E in bocca gli stavano finendo come l'ultima volta. Non sei tu quello che ci ha ucciso l'optero, ma non importa. Guarda come si distrae, ma porca puzzola. Cioè, per carità, gli do ancora un paio di colpi mentre lotta con le tartarughe. Non lotta più. Aspetta. Scusa, lo so che ti ho fatto arrabbiare. No, vieni per di qua. Aspetta, andiamo sulla riva, poi da qui capirò da che parte dobbiamo andare, penso. Ci sei, Lillo? Tra l'altro voglio proprio vedere se ci entra davvero nella gabbia. Sono molto curiosa. Oh, ciao viverna. Bellissima viverna. Spino, tu mi stai seguendo? No. Riuscirò a beccarlo da qui? Ce la faremo? Ovviamente no. Sì, l'ho preso e si è arrabbiato tanto. Aspetta che me ne vado. Oh, iaia. Sì, però non vale. Attraverso la roccia ci ha preso. Dove ho costruito? Dovrebbe essere qui. Ah, è laggiù. Tizio. Spino. Perché è rimasto lì? Spino. Ciao.
Guarda, ok. Potresti. No, Viverna non ora. Viverna non ora, ti prego. Ma perché lo spino non mi segue? Ma che cacchio di problemi ha? Cioè, già è stato un parto riuscirti a trovare. Ora per portarti fino laggiù sarà un incubo. Ce la facciamo? Riesci a uscire dall'acqua? No. Ma lui se ne sta lì bello, fiero, gli frega la mazza. Ma porca miseria, mi puoi seguire per l'amor del cielo? No, becca, ho fatto un buco nell'acqua, letteralmente. Con chi se la piglia? Dai, non dirmi che ho costruito per niente. Dove cacchio va? Ah, mi viene incontro! Ok, faceva il giro! Momenti di panico. Ci sei? Oh, sì. Ciao, vieni cucciolo, vediamo se riesci a entrare. Il problema è che se non riesci a entrare là dentro, siamo anche abbastanza vicino a casa, dovremmo riallontanarlo. Ce la facciamo? Sì. Dai, dai, dritto per di qua. Non farti distrarre, perfetto, dritto per di qua. Secondo me non ci sta. Secondo me non ci sta. E invece ci sta. E invece ci sta, ma esce, esce in una posizione brutta. Ho un po' paura a scendere, dico la verità. No, ok. C'è. Aspetta che lo buttiamo giù prima che ci butti giù tutto. Ma dai che credevo fosse troppo piccolo, invece ci è rimasto incastrato benissimo. Se ora esce mi fa in quattro. Mi fa in quattro se ora riesce a uscire. Ti prego, tizio. Che bella cresta che c'ha, tra l'altro, sta creatura. Ah, che bella cresta. Non mi buttare giù i muri. Non mi buttare giù i muri. Ci ho messo un'eternità per farli. Maledetta bestia. Non sei stato tu a uccidere il nostro ptero e il nostro gerbo, ma non importa. Io mi vendicherò su di te. Maledetto. Maledetto. Se le colpe di uno spino ricadono su tutti gli altri spino. Tutti i discendenti. Disonore su di voi e sulle vostre mucche. Piccola citazione da Mulan. Non il film, non l'ultimo film che hanno fatto. Per carità, no. Mamma mia, com'è nervoso. Secondo me tra un po' me le butta giù le mura, ma davvero. Ma mi sorprende che reggano così tanto, sinceramente. Soprattutto ho abbastanza frecce, perché ne sta richiedendo veramente tante sta creatura. Io non pensavo. Vabbè che abbiamo casa qua dietro, però lui nel frattempo fa in tempo a distruggerci la costruzione qua, e sarà molto molto arrabbiato. Ci verrà a cercare se riesce a liberarsi. Ci verrà a cercare. Porca miseria, quanto ci metti, vacci giù. Ho già sprecato 30 miliardi di frecce per te. Avrei altre creature da domesticare nei prossimi giorni. Ti prego, abbi un po' di pietà e vacci giù. Abbi un po' di pietà e vacci giù. No, ok. No, che se mi colpisce lo ptero lo attacca, ci perdo pure sto ptero, ci piango molto. Oh, guarda com'è mezzo fuori, guarda com'è mezzo fuori. In faccia, in faccia. Ok, sei un po' calmato. I tranquillanti iniziano a fare effetto. Sì, ti piace la morfina, Lillo? Guarda che sguardo da morfina che ha. Guarda che occhio da mi sono appena fatto di morfina. E c'è andato? No. No? Ok. Grattatina al pancino dello spino, grattatina al pancino. Ma è domesticato? No, non mi sembra addormentato. È addormentato? Tu dormi così? Comodo? Ma è addormentato per davvero? Mi fa le finte? Aspetta. No, muove la testa! Muove la testa, non sei... Addormentato, maledetto. Vai. Non mi ricordo se sei maschietto o femminuccia, ma castrazione, vai. No, sto scherzando, che... si è arrabbiato con la castrazione, però ha funzionato, vedi? Il punto critico è sempre in mezzo alle gambe. Oh. Finalmente, tesoro, finalmente con calma, mi raccomando. Cioè, quante frecce ho? 59, sono partita con 130, mi sembra. No, tranquillo, non ti far problemi. Porca miseria, quanta vita ti ho buttato giù. E cacchiarola. Mio Dio, non vedo l'ora di riuscire. Devo tornare a raccogliere il ferro dell'altro giorno e ci dobbiamo fare il cacchio di fucile, perché con la balestra li feriamo veramente troppo. Ciao, bucciolo. Ciao, piccolino. Finalmente sei nostro. Finalmente sei nostro. Allora, mi sa che non ho narco con me, ma non importa, tanto casa ce l'abbiamo appunto qua dietro. Ora gli diamo un po' di narco, un po' di pappa e ce lo domestichiamo in fretta. E finalmente ci costruiamo casa, così finalmente ci prendiamo la viverna. Oh sì, mi sono dimenticata di farvi vedere che ci siamo addomesticati anche questi due puccioli. Guarda qui, questo è anche di livello altino, tipo a livello 181, questo era a livello schifo. Sì, 23, però non importa, erano qui che ci bazzicavano davanti a casa. Che fai, non li prendi? Ciao piccoli, cioè ti danno gioia appena li vedi.
Tesoro, ti giuro che il prima possibile ti vado a recuperare un altro compagno. Abbi pazienza, non rimarrai sola per sempre. Mi sarebbe tanto comodo avere un po' di primate di questi bronto, però mi sa che erano tutti di livello un po' altino e soprattutto sono troppi. Non ho abbastanza forze per combatterli tutti. Anche se in effetti aiuterebbero tanto, tanto tanto. Adesso vedo un attimo se ce n'è qualcuno di livello basso che possiamo far fuori. Guarda che occhio rosso, ma poi tutto rosso è molto bello. È molto bello, non è quello che ci ha fatto fuori, ne sono quasi certamente sicura perché non aveva questi colori rossi così vivi. Allora, dicevamo, diamo un'occhiata ai bronto qua. Allora, livello 116, quindi direi di no. Cioè, ci metterò una vita a buttarlo giù con l'optero, dai. Scusa, è quello là sopra? Che è vicino. Livello 100, ma tutti 116 davvero? Ah, questo solo 16. Ah. Se gli altri non ci attaccano, quasi quasi quello 16. Ascolta, facciamo una prova. Però mi sa che ci attaccano tutti. Gli erbivori sono particolarmente collaborativi tra loro. Ne attacchi uno e ti attacca il mondo. Siamo saliti di livello, non me ne ero accorta, aspetta. Ah, siamo a livello 70! Livello 70, ma non abbiamo metallo, quindi non possiamo costruirci una mazza. Allora, Ciccio, sei tu il 16, vero? Sì. Tesoro, io ci provo. Ci provo. Perché ho bisogno di primate. In teoria colpendolo qua dall'alto non dovrebbe neanche riuscire a contrattaccare. Però gli altri vengono in soccorso? No, mi sembra di no. Gli altri non mi sembra che vengano in soccorso. Non gliene frega una beneamata mazza. No, gli altri mi ignorano. Forse solo... Ah, no, 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 guarda che si stanno alterando. Guarda che si stanno alterando. Mi hai dato primate, è un po'. Guarda come si arrabbia, guarda come si arrabbia. No, tizio, dimenticati di noi in fretta. Vediamo se andare molto verso l'alto è bastato, se il tizio è ancora arrabbiato con noi. No, non sembra troppo arrabbiato con noi. Subito la stamina, amore, subito la stamina. Perché è diventato tutto rosso il cielo? L'ha già fatto un paio di volte nei giorni scorsi. Ma tipo che si sta alzando molto la temperatura. Non ho più neanche il gerbo che mi fa tutti... Mi avete detto che funzionava da stazione meteo. Cioè, potrei usare l'altro di Gerboa, ma ho paura che mi muoia pure quello. Allora, la fame non è scesa tanto, ma non importa, la primate qua scade, quindi io gli do tutta la carnina che ho e vediamo di iniziare l'addomesticamento. E siamo già al 17 con la primate. Un morso alla primate, guarda cosa fa. Ti prego, pappatela prima che scada, amore. Va bene, mentre il tizio si addomestica, io direi che è giunta finalmente l'ora di costruire una base come Dio comanda. Ah, un'altra cosa molto carina che mi sono dimenticata di farvi vedere. Noi qua in zona abbiamo tempestato di cartelli. Questi sono tutti i cartelli con scritto attenzione megalodonte alfa, megalodonte alfa. Vedete, su ogni lato della riva io ho tempestato di questi cartelli. Perché, come potete notare dalla pinna che ogni tanto spunta, in questa piscinetta c'è intrappolato lo squalo alfa, dal quale ci siamo fatti tra l'altro pappare nei primi episodi. E io mi ero dimenticata che era qui. E quindi puntualmente quando Ginetto aveva sete, che fai? Non vai qua ad abbeverarti? E quindi abbiamo rischiato la morte diverse volte. Guardalo, guardalo, c'è solo lui qua. Peccato, perché sarebbe stato un laghetto perfetto dove mettere le nostre creature semiacquatiche. Tipo anche lo spino qua ci sarebbe stato benissimo. Ma lì c'è quello schifo che tra l'altro è tipo livello 100 e passa. Quindi non lo riuscirò ad uccidere mai. Allora, come prima cosa io direi sì, lo so Ginetto che c'è caldo. Porta pazienza, il casino che fa il bronto me ne ero dimenticata. Allora, direi di dare una bella spazzata di qua, una bella spazzata di là. E tizio, però con un po' più di convinzione, mi stai lasciando ancora troppe piantine, eh? No, un po' più di impegno. Ah, ma sei pesante, quanta roba c'hai. Quante bacche, me l'ho dimenticata che avevo così tante narcoberry qua dentro. Aspetta. E vabbè, la quantità immane. Sto buttando anche narcoberry perché tanto ne abbiamo tipo sempre per tutta l'eternità. Guarda quanta roba che ha raccolto sta creatura, ma scherzi. Quante scatole. Guarda il casino che abbiamo fatto. Guarda il casino. No, scusa. Quelli sono tutti i pacchi nostri. E vabbè. Ok, un po' di spazio direi che lo abbiamo fatto. Oh, aspetta. Ok, perfetto. Allora, casetta direi che possiamo iniziare a costruirla tipo qui. Sì. Così. No, no, non è dritta, aspetta. Vabbè, che tanto chi se ne frega ad un certo punto, però...
se dobbiamo fare le cose, almeno cerchiamo di farle decentemente, ok? Allora, vediamo di piazzare un po' di vasi qua. Oh, ciao Tero, che livello sei? 71 maschio, no, grazie. Sarà per un'altra volta. Allora, aspetta, mi hai fatto perdere il conto. Allora, quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Per ora purtroppo non possiamo costruire tante vetrate, perché, anzi, nessuna vetrata, perché non abbiamo abbastanza metallo. Dannazione, la Osocaps comunque richiede anche il metallo per fare le vetrate super bellissime. Allora, vediamo un po'. Io stavo pensando di fare una cosa tipo con un ingresso più o meno laterale, una specie di soggiornino. Di qua ci mettiamo la cucina, piano di sopra la solita stanza da letto con lo studiolo, e poi qua dietro vedremo che farci. Magari facciamo qua l'area di lavoro tutta qua dietro. Sì, sì, non mi dispiace, non mi dispiace. Allora, vediamo di iniziare a dividere un po' gli ambienti. Allora, se qua noi ci facciamo... No, ho sbagliato pulsante. Se noi qua ci facciamo la nostra, il nostro ingresso, che non mi serve sia tanto grande in effetti, il cucinino direi che lo possiamo fare anche tipo 3x3. Magari queste finali poi le usiamo come appunto espansione per farci la zona da lavoro. Sì, sì. Allora, adesso chiudo tutto con pareti un po' a caso, poi ripeto, ci faremo quanto prima le pareti con il vetro, perché mi piacciono molto di più. Ok, cucinino piccolino ma funzionale. Ah, si sta già facendo notte, però dai, guarda che spettacolo quando qua riusciamo a fare tutto in vetro, che si vedono i cristalli con l'acqua, i cristalli rossi laggiù in fondo. No, vabbè, che bella, il secondo piano sarà bellissimo. Allora, mi sa che qua ci mettiamo queste scalette così... Sì, tipo potremmo mettere le scalette così, che tanto arrivano proprio a filo filo dell'ingresso, cioè dell'uscita sul retro della casa. E qua sotto ci facciamo una specie di sgabuzzino. Oh, oppure uno studiolo. Oh, che carino. Vabbè, ci pensiamo, ci pensiamo. Ah, però finché non ho piazzato il secondo piano non me le fa piazzare qua. Dannation, aspetta. Cioè non mi fa piazzare la scala. Così. Così siamo fuori di casa, ok, no? Tipo così, no? La scala, dov'è la scala? Qua? Tipo così, ci arrivi? Sì, ok, perfetto. Guarda che bello qua quando sarà tutto in vetro. Oh mio Dio, che bello quando sarà tutto in vetro. Sta facendo tanto buio, non si vede tanto una mazza, anche se ci sono tutte queste lucine sempre molto bellissime. Allora, io direi che per oggi tipo facciamo lo scheletro della casa e poi finiremo di riempirla di costruire nei prossimi giorni. Ma tipo almeno due lucine me le posso già fare? Così, giusto perché non ci sto vedendo una cippa là dentro. Come metto le pareti fa sempre più buio, sempre più buio. Sì, ce le possiamo fare. Quante? Tre. Vabbè, non importa, meglio di niente. E in tutto ciò io mi stavo dimenticando dello spino. Vabbè, spero non abbia particolari problemi, che si stia addomesticando tranquillamente. Sveglio non è sveglio, e questa è già una gran cosa. Cribbio, come ci scende in fretta il torpore però, tizio. Tizio, come ci scende in fretta il torpore. Non, cioè, in fretta, in realtà è un'eternità che è lì da solo, sta povera creatura. Gli ho buttato tutti i narcotici che avevo prima nello stomaco, ma mi sa che non sono bastati. Porca miseria, è quasi sveglio, per un pilu, pilu, pilu. Vai, vai, mangiati i narcotici. Oh mio Dio, si è quasi svegliata sta creaturina. Ti prego, prenditi i narcotici. Ecco, rialziamo ben bene il torpore. Mamma mia, per un pilino. Che poi, per carità, vabbè, era comunque intrappolato qua dentro. Ma non penso che al suo risveglio sarebbe stato tanto contento di vedermi, ecco. Oh, ma dai che piove. In sta zona non piove tantissimo. Infatti sono un po' indecisa poi se fare la serra che va dal... Che con i tubi che vanno fino in acqua, che però sono molto antiestetici, oppure mettere i pozzi che raccolgono l'acqua, cioè quelle robe che raccolgono l'acqua. Non lo so, perché non piove così spesso da poterli sfruttare. Allora, è la mattina successiva, lo spino sta terminando di addomesticarsi e... Ho visto una scritta, no, è il bronto, stavo scherzando, anche perché è troppo lontano, non lo vedrei da quello spino. Quindi niente, terminiamo casetta, cioè quantomeno lo scheletro. Ah, di qua ci spunta l'erbetta, dannation. Vabbè, non importa, sarà decorativa. Allora, il cucinino, volevo fare una specie di ambiente un po' separato dal resto della casa,
E mi sa che poi qua ci faremo anche un ingresso. Così possiamo entrare e uscire dal cucinino senza per forza entrare in soggiorno, diciamo così. Quanti problemi che ci facciamo per una cosa del genere, quanti problemi. Allora, direi qua, no. Volevo fare un tettuccio, ecco. Così, tanto non ci serve che sia particolarmente... particolarmente alta, alto il soffitto in questa zona, quindi direi che possiamo sbizzarrirci. Ok, questo fatto, e adesso tu dovresti potermi piazzare i tetti, ok, senza troppi problemi. Allora aspetta, facciamo una cosa un attimino più intelligente. Me lo piazzi? No, no, per di là, dovresti farlo scendere. No, no, perché non lo mette? Di qua sì, perché di qua no? Perché ci ho già costruito altra roba dall'altra parte. E vabbè, ho capito, tizio, dai, ma un po' di logica. Voglio chiudere qua. Niente, non c'è verso. Non c'è verso, perché? Perché mi fai questo? Perché? Aspetta che forse ce la facciamo. Non ho capito qual è il barbatrucco. Però aspetta, l'ho visto per un attimo nella posizione giusta. Dai. Fammi togliere questo. Ok, ok. Ce l'abbiamo finalmente. Finalmente non ho capito che cacchio gli è preso alla Osocraft. Oh, che bellino. Ok, vediamo di rimettere la scaletta. Eccola qua, per raggiungere il piano di sopra. Ok, ok. Ci sono un po' di buchi, aspetta. Ma non so se tappare viene scomodo per il passaggio. No. No, non mi sembra che Ginetto... No, no, Ginetto non ha problemi di altezza come Jack. Perfetto. Per ora di qua ci mettiamo solo un paio di finestrelle e poi, a Dio piacendo, ci andremo a fare anche le paretine in vetro. Che belline, che belline. Ma è una mia impressione, le giornate stanno durando incredibilmente poco. Oh, oh, aspetta, ma lo... oddio, lo spino? Ah, no, mi sa che sono troppo pesante, non riesco a salire con l'optero. Aspetta, dobbiamo andarci a piedi, davvero. No, no, lento, lento, ma ci arriva. Spino, ti prego, dimmi che non ti sei svegliato, ma che ti sei semplicemente addomesticato, come è giusto che sia. Sì, è addomesticato. Lo vedo impettito su due zampe, ma non capisco l'umore. Sei arrabbiato, sei... No, è nostro! È nostro! È nostro! 198? Ma ciao! Ma guarda che bello che è. Ma guarda che bello che è. Sì, lo so, tesoro, aspetta, ora ti demolisco tutto. Ecco lì, così riesci. No, 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 sei in una bruttissima posizione. Domani mattina la senti, lo senti tutto il dolore alla spalla, tesoro. Aspetta, seguimi. Spostati da lì che ti fa malissimo, malissimo. Ma già, oh piccolo, aspetta. Aspetta che ti guardiamo bene dall'alto. Guarda che colori, ti amo. Ma guarda che colori. Vieni tizio che ti portiamo subito davanti a casa, che ecco, tra i cristalli e lo spino nel giardino ci facciamo la nostra porca figura. Ah, per fare la tua sella immagino servirà metallo. Immagino, immagino. Per ora piazzati qua che finisco di costruire casa. Cioè finiamo di dare una forma quantomeno decente. Ok, anche la zona letto direi di non farla esageratamente alta. Anzi, mi sa che io inizio già a piazzargli questi. E la facciamo anche di qua spiovente, che non mi dispiace ma proprio per nulla. E ecco qui. Ok, abbiamo un enorme buco sul soffitto, ma vabbè, dai, niente di che. Ok, ok, dai. Dai, piano piano prende forma. È fin troppo grande sto spazio, sinceramente. Non ci serviva tutto sto spazio per la stanza da letto, ma non importa, non importa. Oh, guarda qua quando sarà tutto in vetro, che cosa bellissima che ne viene. Vabbè, dai, dai, non è male come struttura, non è male. Sono troppe finestre però, sembra una groviera. È tutta finestra, no? Dobbiamo andarci a raccogliere metallo, metallo. Va bene, ragazzuoli, dai, per oggi direi che il nostro sporco lavoro l'abbiamo fatto. Lo spino finalmente l'abbiamo preso, nonostante le varie perdite che abbiamo avuto nel frattempo. La casa in via di costruzione sono già tanto tanto soddisfatta, ma soprattutto, soprattutto siamo riusciti finalmente a raggiungere il livello che ci occorreva. Dunque, ragazzuoli, nel prossimo episodio termineremo la costruzione della casa e finalmente andremo a prendere la meravigliosa viverna di cristallo. E guarda come sta diventando rossa la luna lì dietro, ma quanto è figa sta scena. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, condividete il link al video in modo che possiamo crescere sempre, sempre di più. E noi ci rivediamo al prossimo episodio, alle prossime avventure. Baci e abbracci a tutti, ciao!